Il tema finanziario ed economico del momento è senza dubbio l'inflazione. L'impennata dei prezzi innescata dalla in Ucraina ha sconvolto le obbligazioni, le azioni, l'economia reale, la politica monetaria delle banche centrali di tutto il mondo. Come suggerisce un'analisi di The Economist, i prezzi ora stanno aumentando più lentamente rispetto al 2022. Quando ritmo raggiunse 9,1 in America, 10,6 nell'area dell'euro e 10,4 a livello globale. Tuttavia, l'idea che si trattasse solo di una sbandata passeggera sembra sempre meno plausibile. Il tasso in Gran Bretagna è fermo all'8,7 da due mesi. I prezzi core statunitensi, che escludono cibo ed energia volatili, sono superiori del 5,3 rispetto a un anno fa, un tasso che è appena sceso negli ultimi sei mesi. Se l'inflazione continua a peggiorare, gli effetti si faranno presto sentire sui mercati finanziari. Inoltre, per quanto riguarda l'economia reale, l'inflazione erode la fiducia ridistribuendo continuamente e arbitrariamente la ricchezza. In sostanza, l'analisi suggerisce che tutto è ormai capovolto dal perdurare di prezzi così alti. In effetti, ci sono diverse domande su quanto i prezzi possano effettivamente scendere senza causare shock. Ci sono almeno 7 punti da tenere in considerazione per valutare l'attuale fenomeno inflattivo. Inflazione e le banche centrali possono davvero fermarla? I banchieri centrali rimangono irremovibili sul fatto che riporteranno l'inflazione ai loro obiettivi. In genere al 2, ma molti a Wall Street sono scettici. Jean Boyven, che dirige il ramo di ricerca di BlackRock, il più grande asset manager del mondo, non ha usato mezzi termini su questo argomento. Le banche centrali possono sempre riportare l'inflazione al 2 se lo vogliono davvero, ma ora servirebbe una domanda, una pressione troppo forte da sopportare. Ritiene invece che si assesterà intorno al 34. Dello stesso parere è Richard Clarida, vicepresidente della Federal Reserve dal 2018 al 2022. La Fed Mr. Powell alla fine otterrà il tasso di inflazione che desidera, ha scritto recente sull'Economist, ma potrebbe essere del 2,8 o del 2,9 quando inizieranno a considerare tagli dei tassi. La probabilità che i tutori monetari ammettano esplicitamente che tollereranno un'inflazione superiore al 2 è bassa. Ogni volta che Jerome Powell, il presidente della Federal Reserve, viene interrogato sulla possibilità, nega con veemenza, e lo stesso accade con Lagarde della BCE. Questo per non minare la credibilità della politica monetaria fin qui perseguita. Tuttavia, l'incertezza sul ritorno dell'inflazione al 2 è elevata. Perché i prezzi possono ancora salire, le forze schierate contro banchieri centrali, che spingeranno al rialzo i prezzi limitando l'offerta e aumentando la domanda, fanno paura, secondo suggerimenti dell'analisi di The Economist. Le tendenze demografiche stanno riducendo la forza lavoro in gran parte del mondo sviluppato, il che può portare a carenze di manodopera. La fragilità delle filiere globali.